Questo programma è offerto da... Da Clover Gioielli trovi un'esclusiva selezione di gioielli in oro e argento. Siamo specializzati nell'acquisto e permuta di orologi di prestigio delle migliori marche. Per le nostre creazioni collaboriamo con i più importanti istituti gemmologici internazionali GIA e DIGI. Effettuiamo inoltre valutazione e ritiro di oro e argento, garantendo la massima quotazione. Clover Gioielli, il tuo punto di riferimento per gioielli ed orologi di lusso. Ci trovi a Prato in Viale Piave. Conad City vi aspetta nel cuore di Prato, nel nuovo punto vendita in piazza San Francesco 21. Conad City, più vicini di così. Voi tutti buonasera e bentrovati a Settembre in diretta, la nostra striscia quotidiana per vivere insieme tutti gli appuntamenti in programma in questo mese di festa. Questa sera abbiamo nuovamente cambiato location, siamo nel chiostro di San Domenico dove è in corso un momento conviviale insieme alle città gemellate di Ebense, Wangen e Sarajevo. Questo perché quest'anno ricorre il 35esimo anniversario del gemellaggio tra Prato e Wangen e il 36esimo tra Prato e Ebense e rappresenta dei comuni gemellati sono venuti qui a Prato per vivere insieme l'8 settembre, quindi la festa più cara ai pratesi. 8 settembre appunto un momento di unione, di condivisione ma anche di riflessione e quest'anno ci sono appunto anche tutti i comuni gemellati qui a Prato, comuni che sfileranno domani in occasione del corteggio storico e stasera intervisteremo anche proprio qualcuno di loro. Ma prima di parlare dei gemellaggi e poi ovviamente dell'8 settembre che culminerà appunto una giornata di festa che inizierà la mattina alle 10:30 con il solenne pontificale e culminerà poi con l'ostensione del sacro cingolo mariano, facciamo un passo indietro, parliamo dei concerti che del settembre Prato e Spettacolo organizzato da Fonderia Coltarte in collaborazione con il Comune, concerti che hanno preso il via lo scorso 31 agosto con gli articoli 31 e sono terminati il 5 settembre, quindi due sere fa, con la Camerata Strumentale di Prato. Sono terminati i concerti in Piazza Duomo, ma i concerti proseguiranno poi a Villa Guicciardini a Cantagallo quando ci saranno il 12 a Lansorrenti, un concerto il cui ricavato andrà a sostegno del Borgo Tutto e Vita, e poi il 13 Umberto Tozzi. Ripercorriamo insieme in questa clip il meglio di questi concerti di quest'anno appunto, che sono andati comunque in scena fino a questo momento in Piazza del Duomo e poi torniamo qui in diretta dal chiostro di San Domenico. Che mi ha cazzo vero.
la tua casa in montagna? Sì. E dove ce l'hai? Sul Monte dei Paschi di Siena, Ciccio. Ma là tu sei pieno di soldi, Ciccio. Pieno, Ciccio, ti dico solo che il mio cane c'ha un'azienda sua personale. Eccoci nuovamente in diretta dal chiostro di San Domenico, dove, come dicevamo, è in corso una serata insieme ai comuni gemellati con Prato. Io sono in compagnia dell'assessore gemellaggio del comune di Prato, Gabriele Bosi. Buonasera, benvenuto. Buonasera a voi. Dicevamo, questa sera ora è in corso qui in questa splendida location una serata dove ci sono appunto gli amici di Wangen, di Ebens e di Sarajevo, insomma una bella serata all'insegna della convivialità, tutto in vista dell'8 settembre. Sì, è una serata condivisa con delle delegazioni che sono già arrivate in città e che hanno già fatto delle attività nel nostro territorio, al che arriva al termine anche di una giornata impegnativa, di una cerimonia che abbiamo tenuto in Salone Consiliare per celebrare l'anniversario del nostro gemellaggio, e quindi abbiamo pensato a un momento anche di relax per i sindaci, per le delegazioni che chiaramente sono impegnate a lungo in questi giorni e che poi lo saranno con noi anche domani per il conteggio storico. In questi giorni appunto sono stati qui a Prato, sono state tante le iniziative che avete fatto, che cosa hanno potuto quindi anche vedere, sentire, con chi hanno parlato, che cosa avete organizzato? Ma la cosa più importante secondo me riguarda le delegazioni dei giovani, perché noi abbiamo realizzato quest'anno un progetto europeo, un progetto chiamato CERV, che ci ha permesso di ottenere delle risorse da spendere in questo gemellaggio per la prima volta insieme con due città tedesche, anzi di lingua tedesca, quindi Ebens in Austria e Wangen in Germania. E questo progetto ha coinvolto alcune decine di ragazzi delle nostre tre comunità che durante l'anno hanno svolto attività in questi comuni, e Prato è l'ultima tappa dopo il viaggio della memoria in maggio a Ebens, il viaggio a Wangen in giugno e ora appunto a settembre. I ragazzi si sono riuniti in luoghi diversi della città, il Museo della Deportazione e della Resistenza, nelle scuole, hanno fatto dei momenti di approfondimento e di studio sulla città di Prato, e hanno anche approfondito alcuni temi importanti per noi, come ad esempio l'integrazione dei ragazzi stranieri nelle scuole, i progetti di urbanistica che abbiamo fatto in questi anni e il tema dell'economia circolare, perché hanno anche visitato un'azienda tessile che lavora in questo settore. E quindi ecco un'occasione anche per fargli conoscere il territorio che hanno potuto vedere e visitare con, devo dire, grande interesse. Poi i sindaci e le altre delegazioni, diciamo dei grandi, come sempre hanno colto l'occasione per assaggiare i nostri piatti tipici, per cenare e pranzare presso i nostri ristoratori e anche visitare i monumenti più importanti della città, ad esempio insomma, Palazzo Pretorio, il Duomo, anche il Museo del Tessuto e così via. Quanto è importante, quindi prima parlava appunto proprio dei giovani, e quindi riuscire a coinvolgere anche sempre di più i giovani in questi progetti e quindi rinsaldare anche i gemellaggi fin dalle giovani generazioni. È importante perché altrimenti i gemellaggi rischiano di rimanere, diciamo, dei rapporti istituzionali, insomma delle relazioni che consistono soltanto nel vedersi una volta l'anno e poi finiscono lì. Grazie a questi progetti europei che appunto noi abbiamo ottenuto, abbiamo l'opportunità di coinvolgere i ragazzi e spiegare loro intanto la diversità delle nostre comunità, città così diverse se vogliamo come Prato, Ebens e Wangen, però
nella diversità scoprire e valorizzare quelli che sono i temi comuni, i valori, la storia che ci unisce, e immaginare anche un'Europa nella quale i giovani possono riconoscersi e vederla non come un ente lontano, astratto e anche un po' freddo, ma come una grande comunità in cui città come la nostra, pur venendo in parte da culture diverse, in realtà scoprono di avere dei valori comuni improntati alla memoria storica. Pensiamo al caso di Ebensee, dove esisteva un campo di concentramento in cui sono morti molti pratesi durante la Seconda Guerra Mondiale. Città come Wangen, che è una bellissima città anche turistica, che sta facendo delle sperimentazioni interessanti sul coinvolgimento dei giovani nell'amministrazione locale. E poi Prato, che è una città chiaramente affascinante, originale, con tante sfide, che rappresenta, se volete, anche un po' un piccolo laboratorio di tanti fenomeni che avvengono anche a livello globale. Quindi coinvolgere i giovani vuol dire anche spiegargli che hanno un'Europa come punto di riferimento e hanno anche la possibilità di studiare e anche di fare proposte concrete che hanno rivolto a noi amministratori e che ci hanno chiesto di attuare nei prossimi anni insieme. Quindi anche, se volete, un gemellaggio che diventa anche un qualcosa di pratico che si può concretizzare anche su spinta dei ragazzi. Ecco, quindi appunto proprio sui ragazzi, quali sono anche le richieste dei ragazzi, che cosa chiedono, cosa hanno bisogno, cosa vorrebbero, come vedono anche il futuro? Ma la cosa in generale, il filo conduttore che emerge un po' dalle tante cose che loro hanno studiato, hanno discusso e ci hanno presentato, è chiedere che la politica crei le condizioni affinché le giovani generazioni possono essere ascoltate e coinvolte. Il tema della partecipazione dei giovani, di saperli inserire all'interno delle istituzioni, è un tema su cui c'è molta sensibilità. Dal punto di vista banalmente numerico, i giovani sono un numero minore, purtroppo per il calo demografico che riguarda non soltanto l'Italia ma anche a livello europeo, e quindi rischiano di essere a volte anche meno considerati. Ci chiedono un'attenzione in più e ci chiedono di approfondire temi come la cultura, la convivenza, la memoria, che sicuramente fanno parte dei valori delle nostre città, ma direi anche dei nostri paesi. Allargando un po' lo sguardo ai gemellaggi in generale, quelli appunto di Prato, quest'anno ricorre il 35esimo anniversario del gemellaggio con Wangen, il 36esimo con Ebensee, anche se si festeggia insomma quest'anno tutti e due insieme. Quanto sono anche cresciuti e cambiati quindi questi gemellaggi con il tempo? Appunto, un po' lo dicevamo, anche comunque con l'inserimento dei giovani sicuramente una svolta diversa c'è stata. Sì, diciamo che di anno in anno questi rapporti crescono e si rafforzano. Il progetto europeo ha rappresentato una sterzata in avanti molto importante, e vediamo che c'è anche la volontà di continuare la collaborazione anche durante l'anno, quindi non soltanto durante la celebrazione del gemellaggio, ma con attività che noi possiamo svolgere anche nelle nostre città rispettive, grazie anche alle associazioni che esistono, sia a Prato che a Ebensee e a Wangen. Sono associazioni di cittadini che lavorano proprio per tenere vivo il gemellaggio, e quindi concerti, mostre, appuntamenti culturali che durante l'anno ci ricordano questa nostra relazione. Quindi a volte i gemellaggi rischiano anche di cadere nel dimenticatoio perché non vengono vissuti. Qui parliamo di gemellaggi davvero vissuti dalle persone, non solo dalle istituzioni, e quindi posso dire che in questi anni si sono molto rafforzati e sono convinto che si rafforzeranno ancora di più anche nei prossimi anni. Un'ultima cosa, poi c'è anche un gemellaggio nel gemellaggio, se possiamo così chiamarlo. Anche oggi per esempio c'è stata la piantumazione di un albero proprio da parte della delegazione di Ebensee, accanto nel giardino alla Quercia, accanto dove c'è una panchina quindi installata dalla delegazione di Wangen. Sì, è un piccolo gesto simbolico, se volete, molto carino. La cosa è iniziata appunto con il comune di Wangen, che donò alla città di Prato e in questo caso ai giardini della Quercia, perché il circolo Arci dei Risorti della Quercia ha un rapporto molto solido con Wangen, ci vanno tutti gli anni, ora stanno iniziando ad andare anche a Ebensee, e quindi da lì è nata l'idea da parte del comune di Ebensee di regalarci un albero, e stamattina tutti insieme con i cittadini della Quercia e con i volontari del circolo dei risorti abbiamo fatto questa piantumazione, e poi abbiamo anche inaugurato una piccola targa che spiega l'installazione complessiva, e questo insieme anche con i cittadini. E la cosa è interessante perché appunto ribadisce il fatto che non parliamo soltanto di legami tra istituzioni, ma parliamo anche di associazioni, di realtà organizzate nella società civile,
che vivono questi gemellaggi e che vogliono farli vivere, quindi si divertono anche a condividere con le comunità locali questi regali, questi simboli che possono sembrare piccoli ma in realtà sono significativi, perché oggi come oggi, sinceramente, in un clima a volte spesso, insomma, come sappiamo adesso, anche di guerra, riscoprire l'amicizia e la collaborazione tra i popoli, tra le città, è un bel messaggio non scontato e su cui è importante continuare a investire. Assolutamente, grazie davvero Assessore Bosi per essere stato con noi, grazie mille. Grazie a voi. E adesso guardiamo insieme una clip che è stata realizzata oggi pomeriggio, perché oggi appunto tra le varie attività c'è stato un concerto da parte della banda musicale di Wangen in Piazza del Comune e noi c'eravamo, vediamo. Sì, grazie, siamo nuovamente in diretta qui dal chiostro di San Domenico, sono in compagnia della sindaca di Ebensee e qui conosce anche la traduttrice che ci darà una mano in questa intervista, quello che chiede appunto alla sindaca intanto l'emozione di essere quindi qui a Prato e di consolidare ancora di più questo legame e questo gemellaggio. Also die Gefühle, die du jetzt hast, hier in Prato zu sein und diese 35-jährige Partnerschaft zu feiern. Ja, ich glaube, es ist ein ganz einmaliges Gefühl, hier 35 Jahre mit den Freunden aus Prato und aus Wangen feiern zu können. Die Geschichte ist ja ganz eine schreckliche, die uns verbindet, und es ist schön, wenn nach 35 Jahren sich Freunde hier treffen in Prato, und genauso treffen wir uns in Ebensee, und diese Freundschaft, die uns verbindet, macht diese Städtepartnerschaft zu etwas ganz Besonderem. 35 anni che abbiamo questo gemellaggio e chiaramente è nato su una storia terribile, su una pagina più buia che abbiamo nella storia. Comunque, a trovare tutti questi amici dopo 35 anni qui a Prato è una sensazione veramente bella, e siamo felici di poter essere qui con tutti i nostri amici a festeggiare 35 anni di gemellaggio. Sono date importanti e quindi insomma è bello vivere insieme anche quindi questo 8 settembre, questa giornata di festa assolutamente insieme a tutte le comunità gemellate. Io ringrazio davvero il sindaco di Wangen per essere stato con noi e grazie ovviamente anche alla traduttrice. E adesso vediamo se troviamo anche il sindaco di Wangen, ora cerchiamo, vediamo, ricerchiamo se c'è il sindaco. Sì, grazie, se ce lo va a prendere, grazie, danke schön. Perché appunto quest'anno ricorre quindi anche il 35esimo anniversario, come detto, del gemellaggio tra Prato e Wangen. Oggi pomeriggio, come abbiamo visto dalla clip, c'è stata anche un grande concerto della banda di Wangen, ed eccoci in compagnia anche con il sindaco di Wangen. Buonasera. Buonasera. Benvenuto. Intanto le chiedo quindi appunto l'emozione di essere anche qui a Prato per vivere insieme questa festa in questo 35esimo anniversario del gemellaggio. Sì, bitte zu sagen, also wie die Sensationen sind, 35 Jahre Partnerschaft mit Prato. Wie fühlt man sich? Es ist ein schönes Erlebnis. Und ich selbst komme seit 22 Jahren nach Prato, und in diesen 22 Jahren haben sich sehr viele Dinge entwickelt, sehr viele Freundschaften haben sich ergeben. Schön, dass diese Verbindung so lebt und so lebendig ist.
Io personalmente vengo a Prato ora da 22 anni e è una sensazione veramente bella. È bello stare qui insieme perché in 22 anni si sono sviluppate tantissime cose, sono nate tantissime amicizie. È bello che si vede che è un gemellaggio molto vissuto, che va avanti, e grazie di essere qui. Un gemellaggio che è cresciuto, quindi nel corso di tutti questi anni lei ha visto questa crescita? Also eine Partnerschaft, die jetzt in diesen Jahren sehr gewachsen ist und Sie haben dann diese Partnerschaft wachsen sehen. Es gab da ganz viele Menschen, die Sie da auch eingebracht haben und was ein ganz großes Glück ist für uns Städte, dass es so diese Partnerschaftsvereine hier in Prato-Sipo, bei uns gibt es das Gegenstück aus Wangen heraus, diese Freundschaft ist ganz stark bürgerschaftlich getragen und damit auf Dauer angelegt und da ergeben sich ganz neue und schöne Möglichkeiten. Sono tantissime persone che in questo periodo hanno lavorato per far sì che cresca questo gemellaggio e siccome ci sono non solo le istituzioni, ci sono anche associazioni per il gemellaggio come qui la SIPO, poi c'è l'associazione per il gemellaggio Prato Wangen e tantissimi cittadini che sono coinvolti in questa nostra amicizia, in questo nostro gemellaggio, che loro sono quelli che poi comunque portano avanti il nostro lavoro ed è ancorato nei cittadini questo gemellaggio. Benissimo, grazie davvero per essere stata con noi e buona festa. Dankeschön und vielen Dank für die Möglichkeit, kurz zu erzählen. Grazie mille per avermi dato l'opportunità di raccontare brevemente di quello che noi sentiamo. Grazie. Grazie. Viele Grüße an alle Bürgerinnen und Bürger hier in Prato. Es ist so schön hier zu sein. Tantissimi saluti a tutti i cittadini pratesi perché è veramente bello poter essere qui. Grazie. Grazie, grazie a voi per essere qui, grazie davvero. E salutiamo appunto gli amici di Wangen e Debbense che sono qui con noi per vivere insieme quindi questo 8 settembre, Madonna della Fiera, la festa più cara ai pratesi. Domani ricorre peraltro il 15° anniversario della traslazione della cintola dalla vecchia teca all'interno della quale era stata custodita dal 1638 e appunto alla nuova teca. Vediamo quindi questo servizio che riassume un po' la storia e poi torniamo qui in diretta dal chiostro di San Domenico. Sono passati 15 anni da quando è avvenuta la traslazione della Sacra Cintola, la reliquia simbolo della città di Prato, custodita in cattedrale, dalla vecchia alla nuova teca, realizzata dall'artista orafo padovano Giampaolo Babetto. Il trasferimento della reliquia, la sottile striscia di lana finissima di capra, di color verdolino, broccata in filo d'oro, cintura che secondo le antiche tradizioni la Vergine donò a San Tommaso al momento della sua assunzione, è infatti avvenuto nel giorno della festa di Prato, in pubblico, l'8 settembre del 2008. Un vero e proprio avvenimento perché la reliquia, mostrata in pubblico 5 volte all'anno, a Natale, Pasqua, 1 maggio, 15 agosto e al termine del corteggio storico dell'8 settembre, per 4 secoli, dal 1638, è sempre stata custodita nella medesima teca realizzata da un orafo milanese di cui non si conosce il nome. Prima di allora il simbolo mariano fu raccolto in un canestrino di giunchi, il primo reliquiario conosciuto della Sacra Cintola, entro il quale, secondo le tradizioni più antiche, giunse a Prato la cintura. Nel canestrino la reliquia vi rimase fino al 1446, quando Tommaso di Bartolomeo, collaboratore di Donatello, fu commissionato un nuovo reliquiario, uno scrigno in rame dorato, osso e corno, conservato oggi al Museo dell'Opera del Duomo. La capsella fu sostituita nel 1633 da un reliquiario in argento, ma anche questo aveva l'inconveniente che, per ogni ostensione, la reliquia doveva essere tolta dal suo contenitore. Così nel 1638 si arrivò alla raffinatissima teca, della lunghezza di 90 cm, in cristallo di rocca, argento, dorato e smalti trasparenti. Un reliquiario custodito oggi al Museo dell'Opera del Duomo, consunto però dall'uso secolare che aveva perso così molti dei suoi preziosi ornamenti. Da qui la decisione del Comune e del Capitolo della Cattedrale di commissionare la realizzazione di un nuovo contenitore all'artista padovano Giampaolo Babetto. Una teca lunga 81 cm e mezzo, realizzata in oro bianco, argento e cristallo di rocca. All'estremità del reliquiario sono riportati lo stemma del Comune di Prato, con proprietario insieme al Capitolo della Cattedrale della Cintola, e la M di Maria con la croce. Nel resto
dietro un fiordaliso comunale e un'immagine di Santo Stefano, patrono di Prato. Croci in lapislazzuli e fiordalisi in corallo adornano entrambi i lati. Rinnovata nell'occasione anche la scatola, al cui interno viene riposta la teca, realizzata con un raro legno di rosa del Brasile, e il contenitore è stato foderato internamente con una stoffa originale creata appositamente da alcuni studenti del Buzzi. 15 anni fa, come detto, l'8 settembre del 2008, la traslazione della Sacra Cintola nella nuova teca. Eccoci nuovamente in diretta dal chiostro di San Domenico. Io sono in compagnia di Monsignor Daniele Scaccini, vicario generale della diocesi di Prato. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera. Domani 8 settembre, Madonna della Fiera, la festa più cara a tutti i pratesi, e ricordiamo intanto delle celebrazioni che prenderanno il via la mattina alle 10:30 con il solenne pontificale presieduto dal cardinale Gualtiero Bassetti, concelebrato dal vescovo di Prato Monsignor Giovanni Nerbini e dal clero diocesano, un ritorno quello di Bassetti in città. Sicuramente è sempre una gradita occasione accogliere nuovamente il cardinale che torna a visitare la città di Prato, e soprattutto per il legame che attraverso i vescovi che si sono succeduti, domani sarà presente anche il vescovo emerito Monsignor Agostinelli, che insieme al vescovo Giovanni Nerbini concelebreranno insieme al presbiterio in questa bella e particolare circostanza, che è un po' come il secondo patrono della nostra città. L'8 settembre è particolarmente sentito, e direi che questa occasione che ci è offerta anche attraverso la presenza di questi personaggi autorevoli, il Cardinal Bassetti, ex presidente della CEI, credo che offrano il giusto valore, ecco, a questo momento, direi, pratese, sia della Chiesa che anche della comunità civile. Un momento per tutta la comunità, è vissuto intensamente da tutta la comunità, appunto. Quindi, come dicevamo, la mattina ci sarà la celebrazione del solenne pontificale, poi al termine la consegna dei ceri da parte del comune alla cappella del Sacro Cingolo, poi ricordiamo che comunque durante la giornata sarà aperta la venerazione dei fedeli la cintola, e poi si arriverà al momento culminante, l'ostensione del Sacro Cingolo Mariano dalla terrazza del Ghirlandaio e poi dal pulpito di Donatello. Quanto è importante quindi ancora oggi e sempre di più stringersi tutti insieme attorno alla cintola? Beh, credo che il significato simbolico della reliquia che custodiamo e viene custodita ormai da oltre 7 secoli sia per noi il motivo proprio che, legati a Maria, ci unisce comunità civile e anche Chiesa di Prato in un unico cammino che, sottolineato proprio da questa presenza materna e anche dai santuari che Prato, di cui Prato è ricca, direi che è l'occasione non solo per rinnovare questa unione che in qualche modo attraverso la Madre della Chiesa custodisce questa nostra città e alla quale chiediamo ripetutamente il suo patrocinio, il suo ausilio, la sua presenza materna, perché ci sostenga in un cammino non sempre facile e che in qualche modo ha bisogno di essere sorretto, incoraggiato e custodito da una presenza familiare come quella di Maria. Insomma, l'invito è a vivere domani tutti insieme, tutti uniti, quindi questa festa che appunto unisce veramente l'intera comunità pratese e non solo. Certamente sarà un momento di festa condiviso, al quale proprio l'invito è alla grande partecipazione per rinnovare, dopo il periodo oscuro che abbiamo vissuto nel tempo del Covid e che lentamente poi ha ripreso nella sua normalità, ecco, che
sia un momento reale di festa, di unione, di riproposizione di quei valori che in qualche modo possono essere condivisi e che arricchiscono e costruiscono anche la nostra città e la nostra chiesa in una quotidianità difficile ma sempre carica di speranza e sempre carica di fiducia proprio per questa presenza. Grazie davvero Monsignor Di Naviscaccini per essere stato con noi e insomma per questo preziosissimo invito rivolto insomma a tutti, grazie davvero. Grazie a voi e buona festa a tutti. Buona festa anche a lei, grazie davvero. E io vi saluto anche da qui dal chiostro di San Domenico, dove appunto continua questo momento conviviale insieme alle città gemellate di Ebensee, Wangen e Sarajevo. Ci sono appunto, c'è anche una delegazione di Sarajevo. Io quindi vi saluto, vi ricordo la lunga maratona anche di domani di TV Prato con il solenne pontificale e poi tutti gli appuntamenti nel corso della giornata fino ad arrivare al momento culminante con l'ostensione del Sacro Cingolo. Settembre in diretta torna poi sabato 9 settembre. Grazie per averci seguito e arrivederci. Il programma è stato offerto da Clover Gioielli. Trovi un'esclusiva selezione di gioielli in oro e argento. Siamo specializzati nell'acquisto e permuta di orologi di prestigio delle migliori marche. Per le nostre creazioni collaboriamo con i più importanti istituti gemmologici internazionali GIA e DIGI. Effettuiamo inoltre valutazione e ritiro di oro e argento, garantendo la massima quotazione. Clover Gioielli, il tuo punto di riferimento per gioielli e orologi di lusso. Ci trovi a Prato in Viale Piave. Conad City vi aspetta nel cuore di Prato, nel nuovo punto vendita in Piazza San Francesco 21. Conad City, più vicini di così,